Buonasera, Maurizio Poli, Restart. Benvenuti ancora nel nostro appuntamento serale del mercoledì. Il cerino sfregato nel buio fa più luce di quello che crediamo. E la nostra frase è il nostro leitmotiv. Questa sera il cerino illumina un settore trainante, un settore importantissimo per quanto riguarda la nostra vita e il nostro futuro. Questa sera parliamo dell'agricoltura verso l'Expo. Due Temi importantissimi, ma passiamo a salutare Valentina. Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra nuova puntata. Ciao Valentina. <ride> Buonasera. Bella, sorridente. E Iniziamo subito. Subito, un sacco di ospiti stasera. Eh sì, stasera siamo in tantissimi. Iniziamo subito presentando Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Brescia e presidente regionale. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Elvira Lazzari, titolare dell'azienda agricola Marchesini di Bedizzole. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Silvano Brescianini, produttore di vini in Francia Corta, direttore della Barone Pizzini, vicepresidente del consorzio Francia Corta, nonché vicepresidente della Coldiretti Brescia. Buonasera. e benvenuto. La nostra Giuse Biondelli, Your Solution. Buonasera a tutti. Paolo Torre, Financial Lab, conduce. Buonasera, buonasera. Il nostro a tutti. Maurizio Poli. Ciao Valentina, i nostri social subito perché stasera I sanno caldo. per le vostre domande, le leggeremo in diretta, sono Facebook Restart2015 e Twitter Our Advisor. Valentina, avevi visto che il gelato stasera è toccato... Cioè, stasera, noi, noi ce li passiamo Ce li passiamo, il gelato è toccato a quei due in fondo. Il gelato matrimoniale. Il gelato matrimoniale. Paolo, E stasera buonasera. sono pure adagiati su delle comodissime poltroncine. Buonasera, Paolo. Serata fantastica, direi serata frizzante. Stasera frizzante. Niente cosa frizzante. possiamo dire, stasera sarà sicuramente una serata frizzante. Peraltro, come chiacchierando raccontavo prima... Io vengo dal vino, quindi sono particolarmente affezionato a, a questo argomento perché quando ero un, un ragazzino, un diciottenne sbarbato, la mia prima esperienza lavorativa fu in un'azienda vinicola Francia Cortina, che mi ha dato fiducia e se non ci fosse stata lei all'epoca, la Cade il Vente, io non sarei qui oggi perché è stato l'inizio del mio percorso. Quindi Bello. gli devo qualcosa io alla Francia. Salutiamo, salutiamo la Franciacorta che è qua con noi questa sera fisicamente. Però passiamo subito a salutare Ettore, grazie. Grazie a te. Grazie Ettore che sei ospite nostro, un argomento molto importante, l'agricoltura, se riempie riempio molto le, le bocche delle persone, se ne parla anche a sproposito a volte, ma l'Expo, nutrire il pianeta, diventa importante. Questa sera ti avevo richiesto un regalo per la trasmissione, dico porta con te due aziende. e Stasera hai fatto un bellissimo regalo alle start perché hai portato una piccola azienda, una nicchia, una chicca per quanto riguarda la... Elvira che ringrazio che è qua e dopo ci racconterà e poi una bellissima presentazione perché l'Espo vuol dire anche Francia Corta, giusto? Assolutamente, Francia Corta perché è una delle nostre grandi eccellenze soprattutto un momento di orgoglio per la nostra agricoltura, fatto sì di far conoscere anche di far veicolare la provincia di Brescia in modo diverso rispetto a quello che veniva appunto conosciuta nel resto del nostro Paese e anche a livello internazionale, Brescia è sempre stata conosciuta per quanto riguarda la produzione industriale, poco per quanto riguarda la produzione agricola, senza però sapere che per quanto riguarda appunto le produzioni agricole è la provincia più significativa a livello nazionale e una delle più significative a livello europeo. Quindi tre cose importanti, le nicchie che ci sono sul territorio, le aziende, le particolarità a livello europeo. Molto importante questo, ci arriveremo perché toccheremo anche l'argomento dell'export, molto importante nell'agroalimentare, perché è un settore che dà ossigeno alle nostre aziende e ai nostri imprenditori. Ma voglio subito passare a salutare Elvira che ha un bellissimo sorriso. Benvenuta. Buonasera. Buonasera Elvira. Un po' di voce, un po' di grinta, sì. ci sì. siamo? Ci siamo. Ci siamo. Dov'è la tua azienda agricola? Posso darti del tuo? Certo, sicuramente. Dov'è la tua la azienda La mia azienda è, ci troviamo a Bedizzole vicino al Lago di Garda, nella parte opposta. Sì, è una, è una piccolissima azienda. Un'azienda piccola, un azienda, ma piccola, interessante. Sì. È nata dieci anni fa da un'idea mm. di mio figlio, che abbiamo fatto una scommessa che l'ha voluta lui, l'ha vinta lui che se rimaneva promosso in prima superiore al pastore, lui al tempo faceva agraria, ecco. voleva come regalo 10 scrofette di genetica. Noi uscivamo da un'epoca di crisi del, della BSE e avevamo l'allevamento vuoto. Le stalle erano vuote. Un, un dramma, dramma per sì. molti allevatori. Per noi è stato veramente un dramma. E come regalo le abbiamo preso queste 10 scrofette Insomma, lui le ha fecondate, e da lì sono nati i maialini, e da lì è nata la nostra azienda, che tuttora ha una sessantina di scrofe sì. a ciclo chiuso. Sì. Abbiamo inserito anche il Macello C'è, collaboratori e vendita diretta in azienda. Tutto all'interno della vostra azienda? Sì, noi non acquistiamo niente. A condizione familiare? A condizione familiare. Il 70% dei cereali di nostra produzione compriamo solo soia e crusca ah. e alleviamo tutto ciclo chiuso. Tutto Ricordiamoci qua. bene che quello che arriva nel piatto, nel ristorante, nelle nostre cucine, nelle nostre famiglie, arriva da queste cose, deve arrivare da queste cose qua, da quello che mettiamo in bocca... Il ciclo, la catena è appena quello che ha detto adesso Elvira. Produciamo noi, alleviamo noi, curiamo noi, sappiamo da dove arriva. Molto importante, lei l'ha detto con parole semplici ma efficaci, ricordiamocelo, quello che metto nel mio piatto deve venire da queste aziende agricole. È quello che è nutrire il pianeta che ci porta all'Expo, vero Ettore? Sì, assolutamente. L'Expo sarà sicuramente l'appuntamento più importante che il nostro Paese avrà. Eh, nei prossimi 30 anni ospiteremo eh, più di 145 paesi partecipanti, il 90% della popolazione mondiale sarà rappresentato con le proprie istituzioni, eh, ma soprattutto sarà un'occasione non solo tanto espositiva per quanto riguarda le nostre eccellenze e anche quelle che provengono da altri paesi ma soprattutto sarà un momento di confronto, di dibattito per evidenziare, per esaltare proprio la distintività dell'agricoltura italiana. Noi in quell'occasione dovremo essere in grado di spiegare il perché l'agroalimentare italiano è diverso rispetto a quello che viene fatto nel resto del mondo e soprattutto perché è migliore rispetto a quello che viene fatto nel resto del mondo. Se noi saremo in grado di far questo avremo l'occasione, la possibilità di tracciare anche un futuro più roseo per l'agricoltura italiana. Italiana, anche perché noi eh, continuiamo a sottolineare che non ci può essere un Expo se non saranno presenti le aziende agricole ad Expo. Azienda agricola nel senso che se parliamo di agroalimentare si parla di agricoltura. Senza agricoltura non ci può essere agroalimentare. Noi vediamo da lì, Giussi? Direi di sì. Si chiama settore primario non a caso, cioè ha la precedenza su tutto ed è, rappresenta le nostre origini, direi. Ed è assolutamente importante puntare sulla qualità di cui parlava Elvira, perché è fondamentale per la salute, innanzitutto, ma poi proprio per valorizzare quelli che sono il tessuto delle piccole aziende, il tessuto della qualità e della, poi, e della nostra agricoltura. Vuoi dire quello che è successo recentemente, eh, girando per i tuoi clienti in agricoltura? Questa puntata è molto sentita? Sì, sì assolutamente. Io devo salutare tutte le persone che mi conoscono per me è quasi come essere a casa nel senso che comunque io vengo dalla realtà agricola per cui per me in primis è una puntata cara questa e assolutamente i nostri clienti, i clienti di Eurosolution che quando hanno saputo che ci sarebbe stata una puntata dedicata all'agricoltura ci hanno chiamato per essere certi della serata in cui si l'orario chi c'era, cer chi c'era una sorpresa, dico una sorpresa, detto che ci farà una sorpresa. Assolutamente e devo dire che anche oggi pomeriggio ho avuto modo di confrontarmi anche con persone giovani, con una ragazza in particolare giovane che ha 20 anni, 22 e aveva questa grinta, questa carica, questa energia nei confronti di progetti come le aziende agricole, quindi assolutamente è importante anche avere questo interesse, soprattutto la parte giovane. Il ricambio generazionale di cui parliamo sempre all'interno delle nostre aziende è fondamentale all'interno delle realtà agricole, assolutamente sì. Ettore cosa dici? Il ricambio generazionale è importante, vero? Il ricambio generazionale è fondamentale. Devo dire che per quanto riguarda l'agricoltura italiana, forse sotto questo punto di vista, negli anni passati si è fatto poco. Noi abbiamo ancora una tradizione per la quale eh, i nonni addirittura o i genitori lasciano proprio quando non possono più lavorare o quando fisicamente non ce la fanno più, invece bisognerebbe dare la possibilità anche alle nuove generazioni di entrare prima e essere loro protagoniste di quello che sarà il futuro dell'azienda agricola, anche perché proprio grazie a un'attenzione diversa, a una possibilità di sviluppo che ci può essere, che deriva anche dalla PAC, quindi dalla programmazione agricola comune e dal piano di sviluppo rurale, chi è giovane può avere addirittura un incentivo in più, un sostentamento in più. È fondamentale far capire questo per rilanciare quella che è anche l'immagine dell'agricoltura. Noi come Coldiretti devo dire abbiamo fatto molto sotto questo punto di vista. Siamo riusciti a ribaltare esattamente quello che era la concezione dell'imprenditore agricolo. Fino a qualche anno fa, non me ne vergogno a dirlo, Eravamo forse un po' vissuti come delle persone così, diciamo così, Mosche. non proprio da, 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 eh, da imitare. Da eh, abbiamo saputo raccontare invece una storia completamente diversa. Abbiamo saputo. Riprendere in mano quelle che erano le redini di un percorso che porta invece oggi a essere l'agricoltura uno dei principali settori in termini di interesse proprio nelle nuove generazioni. Non è un caso che se noi guardiamo gli iscritti agli istituti agrari, negli ultimi tre anni sono implementati del 50%, cioè abbiamo il 50% di richieste in più dei ragazzi che si vanno a iscrivere a una scuola superiore o ad una università con una finalità legata comunque al comparto agricolo e appunto come dicevo le iscrizioni sono aumentate dal 50%. Bellissimo l'esempio prima di Elvira che lei ha scommesso suo figlio il passaggio generazionale e il cambio dell'azienda l'ha fatto un giovane ma voglio salutare le bollicine, buonasera. Posso se... chiamarla così affettuosamente bollicine? Come vuoi, va benissimo. <ride> va benissimo e mi piace molto che è qua Francia mm. Franciacorta, Barone Pizzini ma il vino Francia Corta è protagonista all'Expo. Sì, eh, come associazione di produttori, come consorzio abbiamo partecipato alla gara di Expo certo. eh, volevamo fortemente che Franciacorta fosse il vino, lo sparkling wine ufficiale di Expo e abbiamo vinto questa gara. Di conseguenza in tutti gli eventi ufficiali di Expo Franciacorta è il vino ufficiale e eh, quindi questo riteniamo è una grande opportunità per il territorio bresciano, per la Francia Corta e per i produttori che si affacciano al mondo. Quante bottiglie vengono fatte in Francia Corta? L'anno scorso sono state spedite circa 15 milioni di bottiglie. 15 milioni di bottiglie, se non è economia questa? Sono numeri molto piccoli, in realtà il territorio è meno di 3.000 ettari evitati. La piccola e... Francia? Allora, per fare il confronto classico sulla Champagne, eh. Champagne sono 326 milioni di bottiglie. 326 riporto. milioni di bottiglie. Quindi noi siamo un rapporto un meno di minimum, assolutamente. L'Italia rappresenta ancora ovviamente il mercato principale perché si comincia dalla casa. Certo. Però l'export sta crescendo. La ristorazione italiana è protagonista nel mondo, dall'Asia all'America e quindi eh, dove c'è la ristorazione italiana ci sono i prodotti italiani quindi c'è anche Franciacorta eh, in questo momento noi abbiamo 5 uffici come consorzio Francia Corta eh, sparsi per il mondo dal Giappone agli Stati Uniti due, uno in Giappone e due negli Stati Uniti poi Germania e Inghilterra Però... che eh, lavorano per promuovere Franciacorta ricordiamo il... bene che l'export vuol dire anche Europa per i primi prodotti agricoli il 50-60% mi correggerà Ettore e verso l'Europa, poi dopo andiamo anche dalle altre parti, dobbiamo andare anche dalle altre parti Ettore? Dobbiamo andare dalle altre parti, prima parlavamo di eh, Expo sì. e io continuo a ribadire che Expo come dicevamo è non solo una vetrina espositiva ma deve essere un momento di confronto, di studio, di dibattito e uno dei temi che riguarda l'esportazione è la contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. Delicatissimo Noi, tema. Esportiamo circa 34 miliardi di euro di valore vero di veri prodotti agroalimentari italiani nel mondo vengono venduti come italiani senza esserlo più di 64 miliardi di euro di prodotto agroalimentare. Cioè, è? consumatori che nel mondo sono convinti di acquistare un prodotto agroalimentare senza che questo lo sia. Italian questo, Sound, no? Italian esatto, Sanding. Italian Sounding. Eh, questo cosa significa? Da un lato ci preoccupa perché ovviamente laddove ci dovesse essere eh, un prodotto, soprattutto di bassissima qualità o che non è garantito sotto un punto di vista sanitario eh, e c'è un problema, ovviamente quel consumatore pensa che il prodotto provenga dall'Italia, dall quando non lo è. Quindi, attenzione assoluta eh, da parte delle nostre istituzioni nel far chiarezza sotto questo punto di vista. Ma dall'altro c'è un dato positivo invece. Vuol dire che questi consumatori che sono sparsi nel mondo sono assolutamente convinti e vogliono acquistare un prodotto agroalimentare italiano. Io penso che come Sistema Italia noi dovremmo favorire assolutamente le esportazioni, valorizzando quelle che sono piattaforme distributive, valorizzando quelli che sono interscambi anche con altri paesi, ma dove appunto saremo in grado di portare realmente quelli che sono i nostri veri prodotti Smettiamo agroalimentari. Smettiamo di trovare al supermercato negli Stati Uniti parmesan, che eh, non ha niente a che vedere con il nostro parmigiano e con il nostro grana padano. E ovvia Assolutamente. ovviamente, permettimi, certo. eh, un invito invece ai nostri cittadini, ai nostri consumatori, di spendere un secondo in più quando vanno a fare la spesa, di leggere attentamente quelle che sono le, le etichette, e se possibile, siccome tra l'altro poi il prezzo del prodotto agroalimentare non è assolutamente vero che quello italiano costa molto di più rispetto a quello che viene importato proprio eh, a, a, quando alla base poi c'è la contraffazione del prodotto certo. stesso, ma se leggiamo att attentamente l'etichetta possiamo avere un'informazione precisa e quindi acquistare quelli che sono prodotti agroalimentari italiani vuol dire anche dare economia al nostro Paese, vuol dire anche ovviamente... A, eh, mettere nella condizione il nostro paese e le nostre imprese di poter avere ovviamente una strategia e una possibilità di sviluppo ulteriore e per di avere reddito per sviluppare i propri piani. Esatto. Di avere reddito, la crescita ovviamente crescita. economica del nostro Eccolo. paese. Cosa dici Elvira? Come vendi tu i tuoi prodotti? Come li vendi nella tua zona? Come vendi i tuoi profumati insaccati? Dunque. Abbiamo uno spazio in azienda che sì. siamo partiti con quello. Poi sei anni fa è nata l'opportunità che ci ha dato Coldiretti creando questa associazione che è Campagna Amica. Campagna Amica, Campagna sì. Campagna Amica è un'associazione a livello nazionale molto importante che ha dato la possibilità agli agricoltori di portare i propri prodotti nelle piazze, sul mercato. E qui... A... Lo vedo a Cremona, mi sembra, a venerdì c'è? Lo vedo nel mercato, c'è? C'è sì. a, a Cremona, c'è oggi in più di 2000 piazze italiane 2000 piazze e, perché ovviamente sono anche più volte durante la settimana eh, a Brescia ne abbiamo ad esempio quello eh, del sabato mattina sì, che viene fatto sì. in via San Zeno, sì. ma ci sono tanti altri appuntamenti che Elvira ci può raccontare. Ah, dove, sì, facciamo circa dieci ci sono 10 mercati settimanali mm. e in più ci fanno gli eventi fissi una, la terza domenica del mese sempre in centro a Brescia e qui posso dire che abbiamo tantissime soddisfazioni perché riusciamo a parlare al consumatore, a spiegare il proprio prodotto e sono sincera è molto bello sentirsi o criticati o altrimenti... Ma elogiati. quali sono i tuoi prodotti? Dici qualche tuo, <ride> dici qualche tuo prodotto? Facci Noi facciamo un tipo, una vasta tipologia di salumi, dici, dici. tutti stili tipico bresciano, sì. tutti senza glutine e senza lattosio. Che qualche, nome, qualche nome? Facciamo l'os de da, lo stomaco. Dai, dillo, è dialetto, va È un prodotto tipico proprio bresciano. Sì. Poi che è cucinato come l'os de stomaco? L'osso di stomaco, tutti mi chiedono com'è, eh. perché l'osso di stomaco è un nome un po', di un po che strano. fa colpo, sì, esatto. specialmente alle donne giovani si fermano l'os de stomaco. E la pasta del salame con dentro le puntine delle costine e questo prodotto deve essere bollito è un bollito servito con, con una polentina con una un calda, po di spinaci spinaci e un contorno di un polizzi. buon bicchiere di ci, si accosta Belli, al sì. francia corta assolutamente perché il eh. francia corta ha l'acidità e la freschezza che sgrassa quindi con piatti untuosi va benissimo eh, 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 non ce la possiamo fare, non la possiamo non fare. fare. <ride> questa puntata non, si, non decolla no. No. <ride> vedo che no, eh, siamo azzabellati non decolla ma è meglio dice, decolla ma in un altro ambito L'altro ambito sta decollando tantissimo. Paolo, ti vedo... Particolarmente impegnativa sì, questa sì, sera. Sì. Vi, però riporto... Anche, sì, riporto. Ti, ti riporto che vi vedo tutti un po' grazie, di storie dal cibo riporto, sul riporto, tema. Riporto. Perché come, come chiacchierando parlavamo prima, oggi abbiamo avuto un colpo di fortuna. Questa sera abbiamo avuto un piccolo colpo di fortuna. Bene. Perché il Ministero, forse sapendo che avremmo parlato di agricoltura, ci ha fatto un regalo. Ci ha regalato i decreti attuativi della parte agevolativa di Campo Libero. Che è probabilmente lo strumento forse non il più importante, perché il piano di sviluppo rurale che veniva prima citato rimane comunque lo strumento principe per finanziare l'azienda la, agricola e l'agroindustria, ma sicuramente lo strumento più innovativo, perché non c'era prima, è una misura, o meglio saranno tre misure, tre crediti d'imposta, che andranno a finanziare tre attività molto specifiche e probabilmente nell'ottica del Ministero fondamentali, ma probabilmente realmente fondamentali, che sono il sito e-commerce, con contributi fino a 40.000 euro di credito d'imposta, pari al 40% dell'investimento che l'azienda agricola o l'agroindustria andrà a sostenere per l'e-commerce. Le attività di ricerca e sviluppo con dimensioni di progetti anche fino a 400.000 euro, quindi dimensioni di progetti importanti. importanti, dimensioni di contributo anche molto importanti e. Il concetto di rete, quindi aziende che vogliono in qualche modo eh, proporre verso l'estero oppure sviluppare insieme dei processi nuovi o dei prodotti nuovi congiuntamente. Anche qui si parla di contributi fino a 400.000 euro. Con l'attenzione che essendo un credito d'imposta è operativo già da ora, quindi le aziende che fanno investimenti oggi il 20 febbraio del 2016 potranno andare a certificare il progetto che hanno sviluppato e quindi andare a fruire della misura agevolativa ministeriale. Anche come tipologia di strumento è decisamente innovativa per il settore perché mentre in passato l'azienda agricola era prevalentemente abituata a partecipare generalmente al bando, nel caso dell'azienda vitivinicola c'era una sezione specifica che si chiamava OCM che era un po' particolare e molto dedicata a quel, tipo, a quel tipo di ambito, però era sempre uno strumento agevolativo a bando con dei contributi generalmente a fondo perduto. Qui invece l'ingresso del credito d'imposta è uno strumento effettivamente nuovo che confido possa essere capito dall'azienda agricola perché potenzialmente è veramente impattante, perché questa dimensione di contributo è difficile andarla a trovare in altri ambiti. Grazie Paolo, poi tornerò da Giussi. Ettore, ma le aziende agricole sentono, lo sento, tu che vivi le aziende agricole, tu che senti il pozzo proprio, la vivi quotidianamente, ma cosa noi dicono? Noi vorremmo che non solo le aziende agricole capissero maggiormente quella che è l'importanza di Expo e sono convinto che assolutamente lo capiscono, lo apprezzano e capiscono soprattutto l'importanza di questo momento particolarmente delicato comunque per la nostra agricoltura, certo. perché noi prima abbiamo raccontato tutti gli aspetti positivi, ma è, ma è altrettanto negativo. vero che noi stiamo attraversando forse eh, diciamo così, gli anni più critici, gli ultimi due o tre anni hanno toccato in modo significativo quello che è l'attività dell'impresa agricola soprattutto nel settore storico per quanto riguarda la nostra provincia che è il comparto zootecnico. Il zootecnico. Quindi se noi prendiamo sia il comparto suinicolo e togliamo delle situazioni felici come quella che Elvira ci ha raccontato, ma guardiamo più in genere la zona nel comparto suinicolo o il comparto lattiero caseario o il comparto della carne in genere, noi ci rendiamo conto che purtroppo l'assenza di informazione, la mancanza di comunicazione, eh, anche una cattiva informazione che viene fatta da alcuni eh, organi di stampa, di stampa. Eh, ci sta mettendo in serie difficoltà eh, e dall'altra parte purtroppo una poca attenzione da parte della comunità economica europea. Io non voglio passare per anti-europeista. Però è altrettanto chiaro che se noi stiamo e facciamo parte di una comunità economica europea le regole devono essere uguali per tutti, se no non ha senso far parte della comunità se economica ci europea. A tavola, tutti cioè, noi avere... abbiamo oggi dei, dei partner, o meglio, abbiamo dei paesi che fanno parte, che fanno parte dei 28 Stati membri della comunità economica europea, eh, che eh, non hanno lontanamente eh, le regole, I le standard. imposizioni che noi abbiamo all'interno della nostra agricoltura però quando quel prodotto viene commercializzato è comunque un prodotto europeo, penso ad esempio alla Polonia, alla Romania, sì. eh, alla Lituania, ma la stessa Germania per quanto riguarda eh, i processi di trasformazione o di allevamento. Eh, quindi dire che si fa parte dell'Europa non vuol dire avere la stessa qualità di prodotto. Questo è vero nel momento della produzione. Quando arriviamo al momento della commercializzazione, tutti questi aspetti distintivi vengono meno perché ovviamente c'è un interesse da parte di alcune lobby economiche nel non valorizzare la distintività dell'agricoltura. A schiacciare anche i nostri prodotti? Dobbiamo stare in Europa, ma dobbiamo starci in maniera diversa. Dobbiamo portare avanti le nostre idee di questo comparto molto importante. Abbiamo sentito prima i primi numeri, ma dobbiamo starci chiedendo lo stesso rispetto che chiedono a noi. Quindi. Il rispetto per il lavoro che vengono fatti dalle aziende agricole e il rispetto delle regole. Ma guarda, questo... io, sotto questo punto di vista, eh, mi permetto di aggiungere una cosa: certo. mm, ci vorrebbe veramente poco. Eh, L'obbligo dell'origine su tutti i prodotti agroalimentari non è solo un fatto di giustizia nei confronti delle imprese agricole, è un fatto anche etico nei confronti dei consumatori. Cioè, mettere nella condizione un consumatore di sapere esattamente di quello che sta acquistando, se poi questo vuole acquistare un prodotto che è rumeno, estone, lituano, polacco libertà. piuttosto che assoluta libertà, però non è giusto che invece un consumatore sia convinto di acquistare un prodotto agroalimentare italiano quando questo invece proviene da questi paesi con dei criteri di controllo e di sicurezza che come dicevo prima non sono lontanamente paragonabili a quello che facciamo noi all'interno delle nostre imprese agricole poi Valentina cosa mettiamo nello stomaco lo sappiamo solo noi dopo eh sì. eh? Qualche... i social sono in movimento qua... sì però per il momento era che... arrivata una domanda per Elvira eh, come commercializza i suoi prodotti però comunque ecco ce l'ha spiegato ce ha prima ce l'ha già raccontato teniamolo, esatto. teniamolo, teniamolo in caldo teniamo potrebbe risposto. però dirci dove li commercializza l'indirizzo li così almeno possiamo ecco, venire ecco brava dove Elvira dove, 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 dove? abbiamo dieci mercati li devo elencare tutti no no no, no dove è la tua, la, la ah, tua la mia sede? Ah, la mia sede è a Bedizzole, vicino a lago di Garda, via, 9, via Ponte 9. Via Ponte 9? Hai il numero di telefono che uno volesse telefonare? <ride> avete anche Lancio. lo spazio vicino alla sede? Abbiamo lo spazio in azienda Così, proprio. Così puoi venire via a trovare sicuramente. Giussi, eccoci qua. Sì. Hai appena fatto un corso tu sul la capacità dell'azienda agricola di stare sul sì, mercato. Perché Your Solution nel, nel fare la consulenza alle proprie aziende, oltre alle aziende ovviamente che abbiamo ospitato fino a prima di stasera, che, erano, che sono state aziende prettamente industriali o comunque aziende produttive, non del settore agricolo. Eh, Ma uno l'abbiamo avuto? Salutiamo Tommaso. Sì, 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 Carioni. certo, però Salutiamo. diciamo che su tutto il, nun, il nostro numero di puntate sì, è vero. era vero. solo Tommaso. Eh, però mh, avvicinandoci anche sempre nell'ambito della tutela del patrimonio e della protezione di quello che è il, il business dei nostri clienti, abbiamo avuto modo di interfacciarci anche con le aziende agricole che sono specifiche per definizione cioè non possono essere diciamo eh, valutate e eh, analizzate con gli stessi parametri di, che si usano per un'azienda produttiva piuttosto che un'azienda industriale chiamiamola tradizionale anche se di tradizionale ce n'è poche però è proprio eh, l'approccio che è quasi eh, più eh, industriale rispetto ad un'azienda agricola. Le soluzioni finanziarie sono quelle tradizionali per l'azienda agricola? Allora, le soluzioni Stanno finanziarie tornando. ce ne sono sempre appunto perché l'azienda agricola è specifica, ce ne sono di proprio eh, fatte ad hoc per l'azienda agricola. Possiamo, ormai eh, un, un termine che eh, non è più familiare ma che ormai è tornato sul mercato è il termine della cambiare la cambiare agraria nell'ambito eh, dell'azienda agricola è uno strumento, una forma tecnica che è rimasta. Mh, Quasi da sempre, nel senso che è lo strumento diciamo, più eh, antico per finanziare la conduzione di un'azienda agricola. Poi, vabbè, i classici mutui agrari. Eh, diciamo che per ricollegarci a quello che diceva Prandini, prima nell'ambito dell'ingresso dell nel, dell della nuova generazione eh, nelle aziende agricole, eh, anche Ismea sta incoraggiando questo passaggio generazionale proprio perché è fondamentale ma perché pur essendo importante eh, l'azienda agricola come azienda in sé, l'approccio nuovo, innovativo della nuova generazione, quindi un approccio della, anche solo dei nuovi strumenti di commercializzazione, l'abbiamo visto prima, è importante anche avere una generazione di imprenditori agricoli che stiano al passo con questi tempi, quindi il fatto di avere una impronta, diciamo, Definiamola antica, ma solo per, perché non è al passo col tempo, con la tecnologia, con la globalizzazione in cui, con cui oggi dobbiamo fare i conti. È importante avere questa nuova generazione. Ismea con i propri strumenti, anche con eh, la garanzia SGFA, eh, che è una, garanzia, è una società di gestione fondi eh, dell'agroalimentare dell ed è partecipato al 100% da Ismea. Sostiene queste tipologie di agevolazioni per tutto quello che è la nuova generazione di agricoltori, quindi, un mix under che 40 usato per le aziende agricole. Non tutto va bene per tutti, ma un mix che può essere. No, anche qui sempre la soluzione va studiata su misura secondo del progetto dell'azienda. Diciamo che in maniera particolare, proprio per eh, il ricambio generazionale, eh, Ismea sta spingendo anche proprio con degli incentivi ad hoc per questi giovani agricoltori under 40, insomma fino al quarantesimo anno non compiuto, attraverso queste agevolazioni per l'accesso al credito e in ambito anche di garanzie. Quindi stiamo tornando alle origini. Per quanto riguarda l'aspetto agricoltura, so che il settore del credito sta ritornando a, a far mettere un faro su questo settore. Sì, certo, anche perché l'abbiamo detto all'inizio, il settore primario non è primario a caso. Da lì eh, parte tutta una serie di, eh, diciamo, di. Eh, Stimoli per l'economia, e oggi l'economia agroalimentare è un'economia importante nella nostra, nella nostra economia italiana. Il nostro mercato interno è davvero ehm, ha una parte importante nel, ehm, da parte dell'economia agroalimentare. Non solo Masterchef, vero Francia Corta, ma come ci andiamo all'Expo? Cosa vi aspettate voi come consorzio, come produttori? Cos'è vi cos piacerebbe che fosse ricordato questo Expo? a chi poi assaggia, a chi viene dall'estero? Ma Certamente la, ci aspettiamo la visibilità per il Francia Corta, però che il mondo venga a conoscere i prodotti italiani dove vengono fatti, cioè in Italia, e questo è fondamentale perché dobbiamo considerare che l'eccellenza italiana dell'agroalimentare significa portare i nostri prodotti nell'altra ristorazione in giro per il mondo. Ma eh, questo succede e cosa provoca? Perché poi innesca una catena, per cui nel ristorante del Ritz-Carton a Hong Kong piuttosto che a Singapore, eccetera, eccetera, c'è il ristorante italiano di alto livello perché una volta era il bistro, la pizzeria che doveva costare poco, oggi c'è il ristorante importante di livello. E quindi trovi il design italiano, gli arredi italiani, la lampada fatta a Brescia, i tavoli, le sedie, le tovaglie. Lo stile, il buon gusto che tutto il mondo ci riconosce, e di conseguenza il consumatore, che conosce i prodotti italiani ed è invogliato a venire a vedere dove vengono fatti insieme alle bellezze: Venezia, Firenze, Roma, e da, da, da Bressanone a Pantelleria, ce ne abbiamo in ogni angolo. Quindi è tutto un cerchio virtuoso che parte dalla campagna e finisce dalla campagna perché poi l'agricoltore deve produrre queste eccellenze, ma deve anche coltivare e difendere il territorio. Quindi, traccia un solco, un solco verso l'economia che si trascina dietro tutto il resto. Eh, sarebbe limitativo, però, pensare che si manda solo la bottiglia di vino, il salame no. o la bottiglia di olio, no. perché in tutto questo c'è il design. Ma voglio andare subito a letto: ha detto una cosa molto importante, l'ho interrotto e mi scuso con, con eh, Francia Corta perché è la cosa importantissima, quando vedo una bellissima campagna, il turismo, parliamo di questo, se non c'è il contadino che mi ara quel campo e mi fa bello quella cosa, quella situazione, se non c'è l'erba tagliata e che apro la, 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 la porta del bed and breakfast, cambia il panorama, cambia l'aspetto. Noi eh, come Col Diretti, quello che ti raccontavo prima, eh, in questi ultimi dieci anni abbiamo riscritto quella che è la figura dell'impresa agricola. Oggi quando parliamo di agricoltura non parliamo più solo di coltivazione dei terreni e purtroppo fino a dieci anni fa certe volte venivamo addirittura visti come quelli che sporcavano, sì. quelli che ma, eh, si sente odore di liquame, di refluo zootecnico, è un problema da fastidio. Oggi, pensare che la concimazione venga fatta con prodotti di carattere naturale è un valore aggiunto, non deve essere visto come un problema. Il fatto di quello che tu raccontavi prima, la tenuta del territorio è un altro valore aggiunto. C'è anche una tenuta noi, idrogeologica magari. Esattamente, magari. se noi dovessimo pensare che questi tipi di operazioni, invece che essere fatti dall'impresa agricola, dovessero essere fatti dalla pubblica amministrazione, non avremmo assolutamente le risorse sufficienti per riuscire a gestire nemmeno una minima parte di quello che è il territorio che noi abbiamo. Questo lo fa l'impresa agricola, ma non è sufficiente. Lo dicevo prima, il ruolo che col diretti è la scommessa che Col diretti ha voluto fare in questi dieci anni qual è stata? Quella di coniare un nuovo concetto. Quando si parla di agricoltura, congiuntamente bisogna parlare di turismo e di cultura. Perché queste sono le tre cose principali che, come diceva benissimo Brescianini prima, ci vengono riconosciute in tutto il mondo e noi le dobbiamo valorizzare ancora di più. Se noi riusciremo a fare questo, abbiamo fatto sì che l'Italia continuerà ad essere vista come punto di riferimento sotto un punto di vista turistico. Per quanto riguarda la cultura, che solo noi possiamo esprimere pochi altri, per quella che è la nostra storia, ma soprattutto per quelle che sono le nostre eccellenze enogastronomiche. Bellissimo questo aspetto, perché ha toccato tre filoni dell'economia importantissimi. La cultura, dove ci sono mostre di valore, vediamo solo l'esempio della prima domenica del mese gratuita, quanta gente va al museo, vediamo solamente tutto quello che abbiamo di patrimonio artistico italiano e vediamo solamente quello che c'è dal punto di vista turistico. Il cibo come traino, come cucinarlo, ma anche come produrlo. Queste cose sono molto importanti. Però ho due domande cattive da farti. Ma hai detto non prepararmi vuoi. nessuna domanda? Lo devo dire a chi ci ascolta. Ma ha detto, Maurizio, io sono qua. Fammi delle domande. C ho delle domande di agricoltori che sono su una domanda te la devo fare no, perché non... se no non torno a casa. Sono due. Imo agricola? E queste maledette, benedette bestioline che si chiamano nutrie, che è un problema che a chi ci ascolta dice cosa sta dicendo, ma per l'agricoltore è molto importante, o no? Beh, cosa le, sta le, succedendo? Parto, parto dalla seconda. Le nutrie eh, le nutre sono la stupidità eh, di alcune persone che si, si vestono da ambientalisti senza esserlo. Eh, qualche anno fa questi animali che nulla centrano col nostro ecosistema vengono dall'America da Brasile, no? mi sì, sembra, sono originale. stati liberati, eh, non hanno l'animale antagonista a loro, motivo per il quale si sono ripopolate senza ovviamente nessun tipo di Predatore. controllo. Eh, questo che cosa ha causato? Ha causato una perdita eh, impressionante di acqua, perché ovviamente questi animali scavano in profondità, scavano nei canali che vengono utilizzati per l'irrigazione e quindi automaticamente una dispersione in termini appunto come dicevo prima quantitativi di, di acqua idrici eh, che porta anche diciamo così a un dispendio economico enorme per le imprese dall'altra parte la sicurezza le eh, noi parliamo tante volte e ci limitiamo a parlare di agricoltura nessuno dice quanto questi animali possono essere pericolosi anche per la viabilità eh, sono successi anche nella nostra provincia eh, degli incidenti significativi perché questi animali non sono dei piccoli okay. animali, sono degli animali che ci sono alcuni trattori ribaltati in vicino alla fossa perché il trattore non ha trovato più vicino le no, perché viene è è quello che dicevamo prima, viene scavato un canale sotterraneo, quando passi con i mezzi agricoli ma anche con le autovetture il rischio è che le strade eh, vanno a cedere e quindi automaticamente si vanno a causare incidenti eh, oltre a questo anche un fatto di sicurezza, perché ovviamente gli operatori in ambito agricolo si trovano eh, spesso e volentieri. Ad avere a che fare con questi animali che, come dicevamo prima, sono degli animali che con il nostro ecosistema nulla hanno a che fare. So che non c'entra con le spon, ma questo è molto sentito dalla, dalla popolazione, è molto sentito dagli agricoltori di questa zona. È qua. talmente sentito che noi siamo riusciti a far sì, eh, proprio eh, alla fine del 2014, di rendere cacciabili certo. eh, queste, questi animali, proprio per cercare di contenerne eh, il numero e soprattutto di evitare che ci sia un nuovo ripopolamento. e con danni ingenti sotto un punto di vista anche economico, non solo per l'impresa agricola ma per tutta la collettività, perché poi quando cede una strada automaticamente vengono utilizzati i soldi, soldi dei contribuenti, soldi dei cittadini, soldi delle Del pubbliche territorio. amministrazioni per andare a sistemare. I Che devono essere spesi situazioni. in maniera diversa. Imo Agricola? Imo Agricola, è una situazione diversa, diciamo che siamo partiti due anni fa con una situazione surreale, eh, dove contemporaneamente veniva fatta pagare... Eh, la tassa sui fabbricati e la tassa sui terreni, senza però dire che noi già pagavamo eh, come settore agricolo la tassa sia sui fabbricati sia sui terreni, quindi era una doppia tassazione sugli stessi beni. Siamo riusciti a far passare un meccanismo per il quale ci sia una diversificazione nel pagamento dell'IMU, quindi chi vive di agricoltura ha un'agevolazione cioè in termini di percentuale di tassazione che è più bassa rispetto a chi è semplicemente un proprietario di un terreno agricolo ma il suo reddito prevalente non è, non quello, è quello che proviene dall'agricoltura, è chiaro che anche noi avremmo visto volentieri se fosse stato del tutto eh, cancellato questo tipo di provvedimento economico. Ma eh, essendo anche diciamo così, ben consapevoli della situazione di grande difficoltà che il nostro Paese sta attraversando, sappiamo anche che se eh, le risorse che erano previste, che dovevano entrare dal comparto dell'agricoltura, non fossero state prese sul comparto o sull'Imu, eh, sarebbero state prese sulla fiscalità agricola. Ecco, noi riteniamo che la fiscalità agricola è il vero patrimonio che noi dobbiamo difendere per quanto riguarda l'agricoltura italiana, soprattutto perché è l'unico elemento che ci dà ancora la possibilità di po poter competere con altri paesi, come dicevamo prima, a livello europeo, dove le tassazioni sono sicuramente più agevolate rispetto a quelle che avviene da noi. Grazie, grazie. Giusy, questi simpatici animaletti li importiamo nei giardini? Nei... Colonie spaventose, ormai adesso nei campi si vede proprio la famigliola. La famigliola <ride> si vede, non è Io proporrei quasi quasi di portarle tutte a casa dell'onorevole Brambilla. Sì, lei le vuole, sì, ha detto che le vuole, le vuole, non le, vuole le, detto che le vuole. Le porteremo volentieri. Volevo dirlo, ma nel suo giardino faremo proprio un bel L'ho bel... detto io, me ne prendo tutte le bene Va bene, va bene, va bene, va bene. Pa. Mi sento in dovere di fare una precisazione. Sì. Ho la ragazza, Luana a casa Ciao, Luana che si è trasferita da poco da Milano. Stai tranquilla, non ci sono le nutri a casa. No, <ride> non ci sono. A Brescia non ci sono non ci le sono. nutri e vai tranquilla. Stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Città, non, non ci, non sono, non le ci nutri. sono, non sono quei roditori. I rumori che senti sono i ladri in casa, ma non le nutri. Stai <ride> serena, stai tranquilla. Non preoccuparti. Io mezz'ora e torno. e torno. Va, bene, Tutto sotto va controllo. bene. Va bene, va bene. Torniamo dalla Giussi un attimino. Giuseppe, abbiamo parlato anche di export, prima ci parlavamo del Francia delle dell'interesse... C'è sì. questo aspetto importante anche per sostegno, per le... Sì, perché visto. è un'impresa poi. È a, La... a tutti gli effetti è un progetto di business come quelli che abbiamo valutato e di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Pertanto tutti quelli che sono gli strumenti previsti, che a cui abbiamo già dedicato un, un po' della nostra attenzione, perché poi... Eh, diciamo le forme tecniche standard eh, sono sempre le stesse è chiaro che abbiamo sempre detto che sono eh, soluzioni di sostenibilità finanziaria che vanno sempre poi declinate e personalizzate sull'azienda agricola piuttosto che un altro tipo di progetto di impresa ed è sempre SACE che si occupa di affiancare le nostre aziende eh, con i fili di smobilizzo piuttosto che i fili a breve termine eh, piuttosto che Simest per, altro tipo, per altri tipi di ehm, strumenti eh, che sono relativi a eh, showroom, alla realizzazione di showroom, piuttosto che agli studi per lo scouting in alcuni nuovi mercati, per cui eh, nuove aree geografiche che un'azienda vuole valutare per attivare delle politiche di marketing e di commercializzazione dei propri prodotti agroalimentari piuttosto che essere a servizio di una rete che, vuole, eh, che decide appunto di eh, proporre, di promuovere il Made in Italy nel mondo. Ecco, Quindi eh, c'è anche l'aspetto che stiamo aspettando di SACE che si trasformi in? in banca, abbiamo già detto penso all'inizio, la primissima puntata che abbiamo detto, vediamo i tempi di Sace vediamo <ride> i tempi di Sace perché siamo ancora lì in gestazione come il famoso bando voucher, Paolo dell'informatica, come Ma il verità. voucher digitalizzazione dove tutti vanno avanti a parlare eh, del voucher, voucher digitalizzazione Campo Libero, le misure agevolative, sì. hanno avuto un anno e mezzo di gestazione. Ecco. Il voucher ormai sta compiendo l'anno, quindi da quel punto di vista secondo me Financial potremmo... Financial scrivete usare. a... Assolutamente scriveteci, scriveteci sia per i commenti sulle nutrie, ma anche a info-financialclub.it eh, right. per avere tutti gli approfondimenti. E anche un check su questo voucher digitalizzazione perché è una misura veramente importante, che sarà probabilmente molto richiesta, ed è importante partire per tempo per riuscire a massimizzare le possibilità di ottenere il contributo, gestendo la pratica nel miglior modo possibile. Quindi contattateci per il voucher digitalizzazione perché sarà uno strumento, è uno strumento caldo da tempo, ma adesso diventerà caldissimo perché siamo in arrivo. Torniamo da Ettore, torniamo all'Expo. Torniamo a cosa farà col diretti per l'Expo concretamente, come i, i, i vostri piani per l'Expo, chiamiamolo così. Ma diciamo che noi abbiamo investito in modo significativo all'interno del padiglione espositivo, quindi all'interno del padiglione Italia noi saremo presenti con un nostro padiglione, che sarà tra l'altro il primo eh, proprio all'ingresso eh, principale di Expo. Eh, di circa 500 metri quadrati, Però, dove daremo la possibilità a tutte le nostre imprese agricole gratuitamente di poter rappresentare quello che fanno all'interno delle loro aziende. Bello. Quindi partendo dalla Francia Corta per arrivare eh, se parliamo della nostra provincia, sì. da, a Lugana, a Lago di Garda eh, o al Capriano del Colle per quanto riguarda il settore vitivinicolo, ma perché no? Anche dare la possibilità a tutte quelle cooperative o aziende che fanno la trasformazione di prodotti caseari o ortofrutticoli di avere un momento dove possono rappresentare quella che è la figura, l'immagine dell'imprenditore agricolo, dell'impresa agricola legata a un prodotto. Detto questo, poi abbiamo fatto un investimento altrettanto significativo per quanto riguarda l'albero della vita, sì. quindi non è solo il sistema Brescia. Che realizza Zà, fisicamente l'albero della vita. Perché, eh, Oggi hanno spesso, montato la corona, ho visto. Assolutamente. Ah, so, ho pubblicato. Ma altrettanto Diretti ha partecipato con, in egual misura per la realizzazione invece scenografica dell'albero stesso. Ma al di là delle battute, per noi sarà un momento di comunicazione. Quindi noi eh, ogni ora avremo a disposizione dei minuti per poter raccontare, quello che dicevamo prima, la distintività dell'agricoltura italiana legata a un paesaggio, legata a una storia, legata a un territorio, legata soprattutto a ciò che ci contraddistingue in termini qualitativi rispetto a quello che viene fatto nel resto del mondo. Bellissima questa opportunità anche per i giovani di poter andare all'Expo e rendersi disponibili a fare Stuart. Le lingue sono importanti, saranno il veicolo, per quanto lo diciamo spesso, ma saranno il veicolo di comunicazione con tutti i turisti che arriveranno qua, con tutte le persone interessate, quindi l'importanza di poter parlare la lingua ufficiale in italiano, ma l'inglese sarà la base della comunicazione di tutte queste persone. Quindi l'importanza di poter avere dei giovani attivi che possono mettersi in gioco su questa opportunità, non l'avremo per quanti anni, non lo sapremo. È un'occasione adesso, il treno passa adesso. Io penso che eh, la vedremo una volta sola. Quindi, e l'occasione è questa, quindi l'invito li veramente a partecipare, ad esserci, a oggi in termini di eh, vendita di numero di biglietti, scusate o meglio, la prevendita del numero di biglietti è non è uguale in nessun'altra eh, esposizione internazionale che è stata celebrata precedentemente, siamo già a oltre circa 10 milioni, sì. eh, la stima delle persone che parteciperanno era fino a qualche mese fa di 18 milioni complessivamente, poi è andata a 20 oggi l'obiettivo è 24 milioni di persone presenti ad Expo. Non riesco neanche a vederli 24 milioni di Però persone. Però stiamo attenti a una cosa, noi come dicevamo prima, non solo è un momento espositivo, momento di contenuti, ma riusciremo a fare il massimo se quelle persone che arriveranno ad Expo e soprattutto provengono da altri paesi, noi saremo capaci di portarle sui nostri territori. Brescia è un passo da Milano, far conoscere alla nostra provincia le potenzialità che ha sotto un punto di vista anche turistico oltre che no gastronomico, significa che queste persone anche in futuro possono tornare in Italia, in provincia amici. di Brescia e ovviamente degustare e visitare qualche il sono famoso le nostre... passaparola raccontare ai propri amici Eccellenza. sono stato in Italia, sono stato qua quello che ha detto Ettore è molto importante andare sia sì, a Milano all'Expo ma dopo portare fare da calamita perché vengano da noi e vedono quello che abbiamo sul territorio dal lago di Garda a tutta la, la, la provincia e poter toccare con mano certi aspetti della cultura ma certi aspetti della gastronomia e della cultura e poi tornare, tornare in patria e parlare positivamente di quello che hanno visto e fare da veicolo positivo a tutto quello che succede. Oltre che la bandiera del Franciacorta, che torniamo a, a solleticare, che si abbina a tutto pasto, lo sappiamo. Ma, a proposito, come ecco. eh, con Expo e Francia Corta, sì. per sì. esempio, poche settimane fa abbiamo avuto ospiti una delegazione stampa estera sì. mandata da Expo, quindi da Stati Uniti, Francia, Russia, eh, Svezia e credo eh, Spagna, eh, su, mi su sì, che però eh, cosa fanno? Vengono per vedere Expo, aggiornarsi su Expo e raccontare il territorio. Francia Corta, avendo appunto questo eh, privilegio di questa collaborazione, di essere vino ufficiale, eh, fa sì che eh, Expo mandi in Francia Corta questi signori e io a cena ero a fianco a una signora texana che mi diceva ma com'è il lago di Seo E dicevo, di è uno spettacolo, cioè viene a vederlo perché è una cosa piccola, domani andiamo a vederlo. Poi mi dice ma Brescia, cosa c'è a, a Brescia? Per esempio eh, è Bresciano il signore che è inventato il violino. E questo è un argomento che capiscono tutti. Quindi dobbiamo imparare, e, al di là delle lingue, che ormai l'inglese è standard ufficiale, io lo renderei come prima lingua obbligatoria. Non ne voglio, cioè, dobbiamo! Io proprio, ah, dalla prima elementare, la lingua locale per me è l'italiano, non è il dialetto, l'inglese è proprio per default. Uno, ma, perché altrimenti non si può girare il mondo, non si può fare business. Insegnare alla nuova generazione che presentare un prodotto agricolo, ma anche un prodotto artigianale, significa raccontare la storia del territorio. Certo. E delle bellezze. E siccome su questo argomento storia, cultura e bellezza l'Italia è fortissima eh, e deve essere il primo argomento, cosa c'entra la violina col vino, o col salame, o con l'olio o, o con, la, con la polenta, quello che volete, c'entra perché è, è un link eh, velocissimo che tutti capiscono. È un link velocissimo, la musica è un ottimo ambasciatore di qualsiasi della bellezza che abbiamo qua, la sonorità ci aiuta a degustare le, il cibo. E a essere presenti a noi stessi, perché a volte noi trangugiamo quello che mangiamo e non assaporiamo niente di quello che sappiamo mangiare e non, ass non assaporiamo niente dei sapori delle cose che ci stanno raccontando voi adesso. Non dobbiamo inventare nulla, ma già spendere tutto. quello che già abbiamo e spenderlo bene. Bellissima questa cosa qua, è importantissimo. Sono piccoli concetti che ci stanno dicendo, ma sono fondamentali per un'economia e per un'economia che sia virtuosa, vero Ettore? Assolutamente, io penso che eh, la crisi economica che noi stiamo attraversando una cosa ci dovrebbe insegnare, l'importanza dell'economia reale, l'importanza dell'economia tangibile, l'importanza di partire da ciò che ci ha contraddistinto. Io penso che l'agricoltura sotto questo punto di vista possa raccontare, possa dire ancora molto. Quindi ricordiamoci sempre di consumare quello che abbiamo, di informarci di quello che abbiamo e di poter... Capire, mi piace molto le attività che fanno anche le aziende agricole, tutto incentrato sui bambini. Le famose, Dici, ma perché dici questo, le famose fattorie didattiche. Perché le galline nude non sono al supermercato, le galline hanno le piume e, e questi, succedono ancora queste cose dei bambini. O oh no Ettore, ci sono parecchie fattorie esempio, didattiche. Per esempio le galline è, è abbastanza, assolutamente sì, ci sono delle storie che vengono... Eh, raccontate come eh, alcuni bambini che pensano che eh, la mucca sì. eh, viene muta quando, quando uno vuole, non la mugge tutti i giorni, quindi il fine settimana siccome i genitori giustamente nelle ah, città eh, di un certo tipo non vanno a lavorare anche la mucca va a riposare, non viene muta, non viene... mentre invece eh, bisogna spiegare che cos'è l'agricoltura, può essere eh, simpatico, fa sorridere, ma noi in questi anni eh, purtroppo abbiamo commesso un grande errore come paese, non abbiamo più fatto educazione alimentare, non abbiamo più spiegato cosa e quanto è importante alimentarsi in un determinato modo. Allora le fattorie didattiche perché sono nate? Anche qua un'idea diciamo un geniale di col diretti perché nascono certo. comunque da campagna amica e nascono comunque da un progetto di col diretti. Perché ci abbiamo voluto supplire una mancanza che veniva appunto da un aspetto di formazione proprio sulle nuove generazioni. Quindi il fatto di far venire le eh, nuove generazioni all'interno delle nostre aziende e spiegare come vengono allevati gli animali, come vengono alimentati gli animali, il perché appunto un animale allevato in Italia o un tipo di coltivazione fatto in Italia, ripeto, è diverso rispetto a quello che viene fatto nel resto dei paesi. Eh, faccio solo un piccolo esempio, sì. permettimi. Eh, noi utilizziamo solo materie prime per quanto riguarda l'alimentazione del nostro bestiame. In un paese a noi confinante, che è la Germania, vengono utilizzati gli scarti dell'industria agroalimentare. Se lo mangiano loro. Bravissimo, siamo all'interno della comunità economica europea, siamo comunque non con un paese che si chiama Romania, Lituania o Polonia, ma è la Germania con un sistema di allevamento completamente diverso rispetto al nostro. Noi non diciamo se lo mangino loro. Noi diciamo informiamo le persone, sono poi le persone a decidere. Fa, lo facciamo nei confronti di chi? Nelle nuove generazioni, perché è su di loro che dobbiamo scommettere, su di loro che pensiamo che vanno formati quelli che saranno i consumatori del futuro. E questo passa tramite le fattorie di dati. Devo salutare una giovane bambina di 80 anni che sta ascoltando agricoltore da anni, si chiama Carmen, che ci sta ascoltando, Giussi. Penso di sì. sì. Dipende se riceve. Sì, riceve, riceve il segnale, riceve, ho fatto potenziale il segnale. Che da lì abbiamo imparato il sacrificio dell'azienda agricola, impariamo cosa vuol dire lavorare e essere attaccati alla terra, a dei valori. Dice, Ti riempie le parole di valori, no? Devi vivere su quella cascina, devi andare in quella stanza e vedere le difficoltà che ha dovuto attraversare negli 80 anni della sua vita e lì vedi la storia dell'agricoltura in Italia e vedi quello che sta succedendo e la grinta che ha lo stesso a 80 anni come dicevi tu prima. Quindi sono cose importanti che ci danno la possibilità di avere almeno, come dicevo prima, il cerino sfregato nel buio fa più luce di quello che crediamo. Stasera la luce è un bagliore. Abbiamo visto quello che ci sono i problemi non si nascondono, l'etole li ha detti il settore del caseario, il prezzo del latte, il prezzo dei suini, il settore della carne, il prezzo della carne, tutte parole che a, a sera a tavola, nelle cascine, se ne parla. Se ne parla perché è la vita e il futuro di molte imprese. Ma abbiamo questa opportunità, abbiamo questa opportunità di poter rilanciare e fare un restart, ecco perché, restart della crisi del plasmo italiano. Questo è un esempio fulgido di restart le ultime parole, poi le Io aggiungerei una cosa, sì. un concetto importantissimo, visto che l'abbiamo velatamente toccato. Vicino all'informazione di cui ci ha parlato Prandini, e vicino alla valorizzazione delle nostre aziende, della nostra agricoltura, io metterei anche la protezione e la tutela di questo patrimonio, dove per patrimonio inviterei anche. Purtroppo per lavoro noi vediamo poi molte, eh, diciamo, molti conflitti familiari relativi poi alla continuità di queste aziende. Quindi visto che per noi sono davvero molto preziose, non solo per eh, l'imprenditore agricolo in sé ma anche per tutto il sistema economico intorno, no? quindi abbiamo visto che eh, il settore agroalimentare rappresenta una ricchezza importantissima per la nostra economia. Quindi, io assolutamente inviterei anche con la parola buon senso all'interno di chi svolge l'attività di imprenditore agricolo di fare un'opportuna protezione del proprio patrimonio anche attraverso la pianificazione, che può essere la pianificazione di nuove attività come la continuità aziendale. Quindi, pianificare è molto importante. Paolo, ricordiamo ancora il, il bando. Eh, hai appena citato. Sì, assolutamente. Ricordiamo gli strumenti per, eh, per l'agricoltura e ricordiamo che spesso il mondo agricolo è non dimenticato ma quantomeno sottovalutato dal punto di vista della consulenza. È difficile trovare società di consulenza che hanno voglia di impegnarsi nel settore agricolo. Noi lo facciamo, lo facciamo storicamente, l'abbiamo sempre fatto con dei riscontri positivi perché secondo noi un'azienda è un'azienda, interessa poco la parola che c'è dopo, industriale, agricola, di servizi. Un'azienda rimane comunque un'azienda. Anzi, ci sono tantissime opportunità che vengono sfruttate spesso grazie alla Col diretti, non grazie alle società di consulenza che sono poco proattive su questo settore. Io invito le aziende agricole, l'agroindustria a contattarci ai nostri soliti riferimenti. info-financialclub.it perché è un mondo nel quale noi lavoriamo, lavoriamo veramente volentieri. Assolutamente. Una, una parola ancora? Per quanto riguarda Faccia corta, il sito del Barone Pizzini, almeno per dare chi ci ascolta: baronepizzini.it.it, semplicissimo. C'è la storia, c'è i contatti, c'è la possibilità di creare anche visite, qui, dati, eccetera. Ricorda un tuo numero di telefono per piacere, Elvira, perché faccio chiudere il tuo numero di telefono della tua azienda agricola per poterti chiamare. Certo, dire. 030 68 71 924. Oppure ti trovano nei. Nei mercati di campagna amica. Salutatela, vi, vi ho visto in tv e voglio sì. comprare Lost the Stomach. Giusto? Lost the stomach Bellissima questa cosa. Un invito agli agricoltori per l'Expo. Le ultime parole per. No, un invito ai consumatori. consumatori. Lo, ribadisco, lo ribadisco e veramente è veramente un invito a comprare prodotti agroalimentari italiani perché in questo modo facciamo crescere il nostro Paese. Valentina, le domande sono state tantissime lì sui sugli social. Però i nostri ospiti sono stati molto esaustivi. Molto esaustivi. Ti è piaciuta eh, la puntata? Sì, molto. Perché io volevo dire una cosa che ci ho pensato appunto durante il corso di questa, di questa puntata: che pian pianino ci stiamo avvicinando secondo me a vedere la luce in fondo a questo tunnel che abbiamo attraversato in questi anni di crisi. E l'Expo è una valida, è una valida un trampolino di lancio per rilanciare la nostra economia da dove siamo nati, perché l'Italia è un paese splendido, è partito anche dall'agricoltura e quindi speriamo che Expo ci porti sempre più l'Italia che, <ride> che eravamo abituati a vedere, ad, esatto. ad, ad, ad vedere. Quindi passo io i saluti questa sera, ringrazio tantissimo Ettore e i suoi ospiti, grazie Ettore per il regalo che ci hai fatto per venire qua con queste bellissime aziende, con queste bellissime realtà e con questo piccolo flash che ci hai fatto sull'Expo. La rifaremo quando l'Expo è finito, per dire il consuntivo, e per vedere le, questo cerino sfregato nel buio, quanta luce ha fatto. Ricordiamo le prossime puntate che andremo a toccare, gli artigiani, toccheremo quell'aspetto, toccheremo l'internazionalizzazione nell'America Latina, e via, 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 via. Restart continua ogni mercoledì. Grazie a tutti, e una buona serata, e buon Expo a tutti.